Gli Ittiti. Gli Ittiti erano un popolo nomade proveniente dall'Asia centrale che si era stanziato in Anatolia, l'attuale Turchia, verso il 2000 a.C. Intorno al 1600 a.C. il re Attusili fece di Attusa la capitale del regno e iniziò ad allargare i propri domini verso la Mesopotamia. E nel 1595 a.C. gli Ittiti conquistarono Babilonia. Gli Ittiti arrivarono fino ai confini dei territori egizi e nel 1294 a.C. si svolse la battaglia di Kadesh, una battaglia talmente lunga e cruenta che il sovrano Ittita e il faraone Ramses II decisero di firmare un trattato di pace, il primo della storia. Intorno al 1200 a.C. nuove popolazioni provenienti dal Mar Mediterraneo invasero l'Anatolia e distrussero l'impero Ittita. Il territorio era montuoso, poco adatto all'agricoltura, ma ricco di legname, metalli, ferro e pietre preziose che i mercanti ittiti scambiavano con i popoli che non ne possedevano. Coltivavano cereali come farro ed orzo, viti, ulivi, alberi da frutto. Allevavano capre, pecore, api. In particolare furono i primi che riuscirono ad allevare e cavalcare i cavalli. Artigianato. Grazie all'abbondanza di metalli, gli artigiani ittiti si specializzarono nella produzione di armi. Commerciavano legname, metalli, pietre preziose. Erano un popolo di guerrieri, ma rispettavano le usanze, i commerci e le religioni dei popoli vinti. La capitale era Attusa. Avevano leggi scritte che prevedevano la prigione e il pagamento di multe. La società ittita era divisa in classi sociali. Il re era il comandante dell'esercito, sommo sacerdote e giudice. All'inizio veniva eletto da un'assemblea di nobili guerrieri, poi il titolo di sovrano diventa ereditario. Liberi erano i più ricchi e potenti e possedevano molte terre. Schiavi erano trattati meglio che nelle altre società antiche, avevano il diritto di possedere beni propri. Gli Ittiti erano politeisti, rappresentavano le divinità con le stesse caratteristiche degli esseri umani, antropomorfe. Sono ricordati come il popolo dei mille dei, perché adoravano un dio per ogni fenomeno naturale. Le divinità principali erano Tarun, dio del cielo e della tempesta, era il più importante, Arinna, dea del sole, sposa di Tarun, Telepinu, figlio di Tarun e Arinna, che aveva il potere di far rinascere la terra, Ishtar, dea dell'amore e della guerra. Dai popoli mesopotamici impararono la scrittura e l'arte, furono i primi che riuscirono ad allevare e a cavalcare i cavalli più veloci e forti degli onagri, riuscirono a estrarre il ferro e fonderlo per costruire armi e utensili, inventarono la ruota con i raggi, costruirono carri da guerra. Gli Ittiti, come altri popoli, erano riusciti ad addomesticare i cavalli, animali rapidi e scattanti. Li usavano per trainare i carri durante i combattimenti. Il carro da guerra ittita aveva due ruote e poteva trasportare solo il conducente, detto auriga, e un arciere, che di solito era un nobile. Le ruote, utilizzate dagli Ittiti, avevano i raggi ed erano quindi più leggere rispetto a quelle sumere, che erano ruote di legno piene. Venivano rinforzate con un cerchione di ferro esterno.